date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del padre. In questo momento in Washington, dopo un lungo viaggio. We all breathe the same air. We all cherish our children's future. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le porte che sono destinate a tutto. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Los imperialistas se preparan a reprimir. Quindi il merito, anche direi, e soprattutto del popolo italiano. Di terra, mare e d'aria. I still have a dream. I have a dream. Dobbiamo intervenire radicalmente. Gli ebrei devono scomparire dall'Europa, ma se si rifiutano di farlo volontariamente, non vedo altra soluzione che lo sterminio. Quando penso alla questione, mi rendo conto di essere incredibilmente comprensivo. La Seconda Guerra Mondiale è da tempo finita. Ma l'incubo portato al mondo da Adolf Hitler rappresenta ancora il limite, invalicato, del male. Il dittatore lascia in eredità 40 milioni di morti e il tentativo di annientamento di un'intera razza. Ma com'è stato possibile che un solo uomo sia riuscito a portare il mondo sull'orlo della distruzione? La gente ha bisogno di una sana paura, ha bisogno che qualcosa la spaventi, vuole che qualcuno la impaurisca, che la faccia rabbrividire e sentire sottomessa. Per dar vita ad un nuovo potere, il terrore è assolutamente indispensabile. Un oratore che ipnotizza il suo pubblico. È con le parole che Hitler trasforma la Germania da repubblica in brutale dittatura. È con le parole che spinge il suo paese sul sentiero di guerra. Dunque, è forse nei resoconti dei suoi discorsi e delle sue conversazioni che si deve cercare per capire la vera essenza del dittatore. Nell'agosto del 1940 la Royal Air Force bombarda la Germania. Hitler ricambia con gli interessi. I guai sono arrivati. Ho fatto ogni cosa umanamente possibile, fino a quasi al punto di umiliarmi per impedirlo. Ho fatto più volte delle offerte agli inglesi, ma è stato tutto inutile. Hanno voluto la guerra e non ne hanno fatto mistero. Beh, se la Gran Bretagna vuole la guerra, l'avrà. Non sarà una guerra facile come pensano. Sarà una guerra altamente distruttiva, come mai nessuno ha immaginato. Sono passate poche settimane dal crollo della Francia e gli aerei tedeschi danno vita a un'intensa campagna di bombardamenti contro la Gran Bretagna. Sono i giorni della battaglia d'Inghilterra e del Blitz su Londra. Continueranno per 6 interminabili mesi. Più di 7.000 civili perderanno la vita. Thank you.
L'Inghilterra resiste tenacemente e la Germania perde più di 300 aerei da combattimento. Ma nonostante tutto, Hitler continua a essere sicuro che l'Inghilterra crollerà nel giro di poche settimane. Poiché è un'isola, la Gran Bretagna può anche essere immune ai carri armati di Hitler, ma i suoi corridoi per gli approvvigionamenti rimangono comunque esposti ai sottomarini tedeschi. Partendo da questi presupposti, Hitler prepara la sua prossima grande conquista. Fin dall'inizio della sua carriera politica, Hitler ha considerato il comunismo uno dei grandi mali del mondo. Più di una volta ha affermato: qualsiasi cooperazione con la Russia è fuori questione. Poco prima di invadere la Polonia, però, Hitler sorprende il mondo. Il governo del Reich è pronto a coltivare delle relazioni amichevoli con l'Unione Sovietica che siano di giovamento ad entrambe le parti. Visto che la Russia sovietica non ha intenzione di esportare la sua dottrina in Germania, non vedo ragione per cui dovremmo continuare a opporci gli uni agli altri. Russia e Germania non perdono tempo a spartirsi il bottino polacco. Il mio patto aveva come unico scopo quello di prendere tempo. Schiacceremo l'Unione Sovietica. Il patto di non aggressione stipulato da Unione Sovietica e Germania nell'agosto del 1939, si parla di patto di non aggressione, ma in realtà era un patto tutt'altro che pacifico, tant'è che in base ad alcune clausole di quel patto URSS e Germania si spartirono una parte dell'Europa orientale. Dicevo, il patto di non aggressione fu comunque un trauma, uno degli eventi più inattesi e più clamorosi nella storia della diplomazia di tutti i tempi, forse. I due paesi erano fatti per combattersi, per odiarsi anche ideologicamente, non solo come stati, non solo da un punto di vista diplomatico. Il fatto che si mettessero d'accordo fece ovviamente scalpore. La cosa è stata spiegata in vario modo: l'Unione Sovietica aveva bisogno di prendere tempo, Hitler aveva un interesse evidente a stipulare quel patto per evitare la guerra su due fronti che altrimenti avrebbe dovuto affrontare e che lui assolutamente non voleva affrontare. Resta comunque il fatto che per Hitler la lotta contro l'Unione Sovietica e contro il comunismo restava comunque una priorità. E che quindi per lui quella era una scelta tattica che in effetti meno di due anni dopo poi lui rovesciò. Più difficile è capire che cosa fosse per Stalin. Stalin probabilmente aveva meno remore ideologiche di quante non ne avesse Hitler. Era da un certo punto di vista un politico più realista. In quel caso però fu giocato. Hitler ha bisogno di tempo per raccogliere le sue risorse e preparare le forze armate prima del confronto con il gigante russo. Conosce così bene il suo nemico da rendersi conto che se la Germania non attaccherà la Russia, prima o poi sarà la Russia ad attaccare la Germania. È la fine del 1940. Nonostante l'Inghilterra non si sia ancora arresa, Hitler crede di poter conquistare la Russia in soli due mesi. Le forze armate tedesche devono essere pronte a piegare la Russia anche prima della fine della guerra contro l'Inghilterra, con una campagna rapida. Colpiremo solo alla porta d'ingresso e l'intero edificio marcio del comunismo crollerà. Quello che conta è che il bolscevismo sia sterminato.
Mosca, come nucleo della dottrina, deve scomparire dalla faccia della terra. A nessuno stato russo organizzato deve essere consentito di sopravvivere. L'invasione tedesca della Russia ripete lo stile d'attacco della guerra lampo, che era stata così efficace in Europa orientale e occidentale, ma stavolta su scala vastissima, come mai prima d'ora nella storia dell'uomo. L'80% dell'esercito tedesco si trova al di fuori dei confini dell'Europa occupata. Hitler mette insieme una forza di invasione di 3 milioni di soldati, sostenuti da 3.000 carri armati, 6.000 elementi d'artiglieria e 2.000 aerei da combattimento. Il 22 giugno 1941 ha inizio l'operazione Barbarossa. La Wehrmacht tedesca oltrepassa il confine occidentale con la Russia lungo 2.000 chilometri. A nord si dirige verso Leningrado. A sud verso la capitale dell'Ucraina, Kiev. E al centro verso Mosca. L'esercito russo non riesce ad opporre nessuna vera resistenza. Nel 1938 una serie di sanguinose epurazioni compiute da Stalin ha fatto 35.000 vittime tra i suoi stessi ufficiali. È passato solo un mese. Da ogni parte dell'orizzonte prigionieri di guerra russi marciano incolonnati. Passano altri 5 mesi e il totale dei prigionieri arriva a 4 milioni. Le perdite per la macchina militare russa sono sconcertanti. Il collasso appare imminente. Hitler si prende gioco apertamente dei soldati russi, così mal equipaggiati e mal addestrati. Questo nemico è composto non da soldati, ma da bestie. Combattono con stupido fanatismo, con la brutalità primitiva di un animale che si sente in trappola. Questa deve essere una guerra di sterminio. Hitler inizia ad interferire sempre di più nelle decisioni dei suoi generali. Le incredibili vittorie in Occidente prima e ora il rapido successo sul fronte orientale fanno accrescere la sua fiducia. Certo del fatto che la Russia sia ormai condannata, Hitler frena l'avanzata su Mosca e dirotta i suoi panzer verso operazioni di rastrellamento. Perde così 3 preziosissime settimane di bel tempo. Intanto continua lo sterminio degli ebrei. Hitler non segue i consigli dei suoi generali e riprende la guerra su 2 fronti. L'inverno, nel frattempo, è alle porte. I rapporti tra Hitler e i comandi militari tedeschi furono non rapporti così facili sempre, e ci fu una notevole diffidenza sia di Hitler nei confronti dei militari, sia dei militari nei confronti di Hitler. Tuttavia, all'inizio, le cose andarono piuttosto bene per Hitler. Ebbe molta fortuna, aveva anche delle conoscenze tecniche militari, leggeva un sacco di libri, pare, di argomento militare, e l'operazione del 1940 contro l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e poi la Francia andò così bene che il generale Keitel disse di Hitler che era il più grande stratega di tutti i tempi.
Le cose però si guastarono quando ci fu la campagna di Russia e qui i rapporti tra Hitler e i militari cominciarono a complicarsi seriamente. Le sue capacità erano inferiori a quello che il generale Keitel aveva detto e anzi sono poi gli ambienti militari quelli che tenteranno il 20 luglio del 1944 di uccidere Hitler. Novembre 1941. Le condizioni meteorologiche iniziano a farsi sentire sull'esercito tedesco. La pioggia fa impantanare uomini e attrezzature. Quando la temperatura scende a 40 sotto zero, l'avanzata si interrompe del tutto. I generali di Hitler chiedono per l'inverno di poter indietreggiare verso postazioni più facili da difendere, ma Hitler si rifiuta. Le truppe devono asserragliarsi dove sono e proteggere ogni chilometro quadrato di terra. Credo di avere il diritto di chiedere ad ogni soldato tedesco di sacrificare la propria vita. Le temperature sono così basse che si può rimanere paralizzati in modo permanente, anche solo a causa del freddo che entra dai fori nelle suole delle scarpe. Il Blitzkrieg, la guerra lampo, si arresta a solo 20 chilometri da Mosca. Hitler non vuole accettare la realtà, accusa i suoi uomini di essere vigliacchi e i suoi generali di essere incompetenti e traditori. Il lavoro del comandante in capo è quello di educare l'esercito all'idea nazionalsocialista e non conosco nessun generale che lo abbia fatto quanto me. Per questo motivo ho deciso di assumere io stesso il comando dell'esercito. 5 dicembre 41. L'esercito russo, rinforzato dall'arrivo di nuovi soldati dalla Siberia, lancia una massiccia controffensiva totalmente inaspettata. L'esercito tedesco, sull'orlo dell'assediamento e della fame, abbandona i mezzi militari e l'equipaggiamento e tenta di riposizionarsi in attesa di lanciare una nuova offensiva in primavera. Per la fine di dicembre, le perdite tedesche si aggirano intorno agli 800.000 uomini, più di un quarto della forza d'invasione iniziale. Inizialmente, Hitler dà la colpa di tutto alla caparbietà dei russi. Lo spirito d'offensiva che ha ispirato i soldati russi non mi stupisce. Si spiega con la loro stupidità senza fondo. Hitler dà la colpa alla semplice sfortuna. Rifornire il fronte russo pone degli enormi problemi. La catastrofe del calo delle temperature da 2 a meno 38 gradi in due giorni ha paralizzato ogni cosa. La situazione non era assolutamente prevedibile. La verità è diversa. Hitler e il suo stato maggiore erano così sicuri di una rapida vittoria che avevano ordinato divise invernali solo per un quinto della forza d'invasione. La colpa è soltanto loro. Già prima che si faccia vivo l'inverno russo, le cose per i tedeschi non vanno bene neppure nella battaglia d'Inghilterra. Le rappresaglie britanniche, attraverso incursioni con i bombardieri sul territorio tedesco, sono in continuo aumento e le perdite aeree iniziano a diventare incalcolabili. Più efficace, invece, si dimostra la guerra dei sottomarini tedeschi. Hitler, come sempre, vede solo una faccia della medaglia. Non posso immaginare che vi sia qualcuno in Inghilterra che creda ancora nella vittoria. Questi inglesi non sanno neppure cosa sia il fair play. Non vogliono accettare la sconfitta. Cosa interessa a Churchill della vita altrui? È lo stratega più sanguinario e dilettante della storia. Il suo anormale stato mentale può solo essere il sintomo di una paralisi o dei vaneggiamenti di un ubriacone. L'opposizione a Churchill sta acquistando forza in Inghilterra. Non ho incontrato una persona che non dicesse che è fuori di senno. È un essere completamente amorale e ripugnante.
La Gran Bretagna non si arrende. I russi non fanno marcia indietro. E forse, cosa più importante fra tutte, gli Stati Uniti iniziano a far sentire la loro presenza. All'indomani degli attacchi aerei tedeschi sulle città britanniche, gli Stati Uniti danno avvio a un ingente piano di aiuti all'Inghilterra. Hitler, comunque, è certo che nessun aiuto potrà ormai salvare la Gran Bretagna dal suo assedio. Tutto questo parlare delle riserve americane di uomini e mezzi è un'assurdità. Non vedo un gran futuro per l'America. È una nazione in rovina. I miei sentimenti verso gli americani sono di odio e profondo disgusto. Come era facile prevedere, l'odio di Hitler verso gli americani è rivolto tutto verso il loro presidente, Franklin Roosevelt. Non posso sentirmi insultato da Roosevelt, perché lo considero un pazzo. Per prima cosa incita alla guerra, poi falsa le motivazioni, quindi si ricopre di un manto di ipocrisia cristiana e lentamente, ma inesorabilmente, porta l'umanità alla guerra. La semplice volontà di Hitler non basta ad allontanare il pericolo rappresentato dagli Stati Uniti. Il 7 dicembre 1941, il Giappone, alleato tedesco, attacca la base navale di Pearl Harbor, nelle Hawaii. Hitler è pietrificato dall'inaspettata piega presa dagli eventi. Avrebbe preferito lasciare gli americani fuori dal conflitto per almeno un anno, meglio ancora per due, dando così tempo alla Germania di ricostruire le sue forze. Facendo buon viso a cattivo gioco, Hitler si congratula con l'ambasciatore giapponese. Questo è l'unico metodo. Colpire il più forte possibile, senza perdere tempo a dichiarare guerra. Sostenendo l'alleato giapponese, Hitler automaticamente dichiara guerra agli Stati Uniti. Hitler aveva sempre temuto una guerra con gli Stati Uniti d'America. Però il giorno in cui il Giappone attaccò gli Stati Uniti e chiese a Hitler di associarsi alla guerra e di dichiarare guerra anche lui, non esitò. E questo accade per varie ragioni. Innanzitutto, probabilmente anche lui credette che con l'attacco di Pearl Harbor gli Stati Uniti fossero a terra. In secondo luogo, lui temeva che potesse esserci in futuro un accordo di compromesso nel Pacifico tra il Giappone e gli Stati Uniti. Intervenendo, lui riusciva a sventare questa eventualità. Poi si era probabilmente accorto che tutto il suo disegno di guerra stava fallendo e che la guerra stava diventando mondiale, non più un seguito di colpi di mano, di blitz, come all'inizio aveva creduto. E quindi è probabile che questo allargamento della guerra gli facesse pensare che questo allargamento facilitasse una pace di compromesso, che era rimasta l'unica speranza per Hitler. Ormai la vittoria non era più possibile. Per la fine del 1942, grazie ai massicci invii americani di armi, attrezzature e soldati, l'Inghilterra diventa di fatto un'enorme base militare, punto strategico per le continue incursioni aeree verso la fortezza Europa. L'Inghilterra bombarda la Germania di notte, l'America la bombarda di giorno. Hitler
Hitler è furibondo. Si rifiuta di credere che le sue difese non tengano. Scaglia la sua ira contro Roosevelt e Churchill. L'Occidente non potrà mai vincere questa guerra. Gli alleati sono guidati da un ubriaco e da uno zoppo. Hitler sa che l'invasione del continente da parte degli alleati non tarderà a venire e cerca di demoralizzarli con la propaganda. Fisserò un'intervista con i giornalisti stranieri per parlare del tentativo inglese di sbarcare sulla costa europea. Tratterò l'argomento in modo tale che sarà una doccia fredda per gli inglesi. Non dirò che non credo nella possibilità di un'invasione. Al contrario, sottolineerò il fatto che la precisione e l'accuratezza dell'esercito tedesco ci garantisce di essere pronti ad ogni possibile evenienza. In privato, però, Hitler si prepara all'invasione ormai inevitabile. Dobbiamo puntare ad assicurarci una linea di difesa in territorio olandese, perché la guerra contro l'Inghilterra sarà una lotta all'ultimo sangue. È pericoloso pensare che ce la caveremo a poco prezzo. Non vi è alcuna possibilità che ciò avvenga. Quando il nemico invaderà ad Occidente, quello sarà il momento decisivo di questa guerra. Dovremo fare in modo da trasformarlo a nostro vantaggio. Non esistono ostacoli a cui arrendersi, ma solo ostacoli da abbattere. Primavera del 1944. I servizi segreti tedeschi segnalano che gli alleati sono pronti. Passano settimane, mesi, le incursioni aeree si intensificano. La Germania viene stremata in vista dell'invasione. Ovviamente, un'invasione anglo-americana ad Occidente è ormai cosa certa. Non bisogna lasciare per nessun motivo che l'invasione del nemico duri più di qualche ora, al massimo qualche giorno. Una volta sconfitto, il nemico non tenterà mai più di invaderci. Giugno 44. La più grande forza anfibia d'invasione della storia salpa alla volta della costa francese. 5.000 navi da carico e mezzi da sbarco e 11.000 aerei portano attraverso la Manica 176.000 soldati. La tanto attesa invasione alleata dell'Europa è iniziata. Dal loro primo debole punto d'appoggio sulla costa della Normandia, gli alleati gradualmente mettono in fuga l'esercito tedesco attraverso la Francia. Ad est, i russi continuano con i loro attacchi massicci. Il Terzo Reich, ormai, è schiacciato in una morsa micidiale. Lo scenario della guerra per Hitler nel giugno del 1944 è uno scenario disastroso, perché oltre allo sbarco in Normandia, l'apertura del secondo fronte,
E c'è anche il disastro sul fronte orientale. I sovietici lo hanno battuto a Stalingrado e stanno avanzando attraverso Polonia, Romania e Ucraina verso la Germania. Anche in Africa tedeschi e italiani sono stati sconfitti. L'Italia lo ha anche tradito in qualche modo, perché Mussolini è caduto il 25 luglio del 1943 e l'8 settembre l'Italia ha anche chiesto l'armistizio agli angloamericani. E quindi i tedeschi hanno dovuto invadere una parte dell'Italia e gli angloamericani stanno risalendo la penisola, tanto è vero che nel giugno del 1944, più o meno nei giorni dello sbarco in Normandia, occupano anche Roma, ed è un evento simbolico. Berlino ha perduto Roma. Agosto 1944, Parigi è libera. Hitler, ormai disperato, si aggrappa alla convinzione che basti la forza di volontà per ottenere quello che desidera con tutto se stesso. Il mito della nostra vulnerabilità nel caso di una guerra prolungata deve essere fermamente ignorato. Non ci possiamo permettere di credere che il tempo giochi a nostro sfavore. È fondamentale levare dalla testa del nemico l'idea che la vittoria sia certa. Continuerò in questa impresa, non mi importa contro chi, fino a che la salvezza del Reich non sarà assicurata. Mentre Parigi viene liberata, la Romania, occupata dai tedeschi, si arrende alle forze russe. Due mesi dopo, anche la Jugoslavia segue la stessa sorte. L'impero di Hitler viene distrutto pezzo per pezzo. Per quanto possa essere tormentato dai problemi, non vi sarà nulla che interferirà con la mia decisione di combattere fino a che la bilancia non penderà dalla nostra parte. Faremo a pezzi gli americani. Saremo ancora padroni del nostro destino. Le sorti sono ormai inesorabilmente mutate a sfavore della Germania. Hitler si isola e si chiude in se stesso. Le sue apparizioni in pubblico sono sempre più rare. Come la maggior parte degli abitanti di Berlino, anche Hitler è costretto a vivere sottoterra. Si sposta da un tetro bunker sotterraneo all'altro. Si incupisce e spesso preda di attacchi di depressione. Non è più in grado di prendere sonno. Vaga per i bui corridoi, fischiettando e brontolando. Non vivrò ancora a lungo. La mia salute peggiora sempre di più. Dobbiamo sbrigarci! A Hitler non passa mai per la mente che la distruzione sia solo opera sua. È sempre pronto a dare la colpa a qualcun altro. Se solo il mondo non si intromettesse. Avevo ben altri piani prima che dei folli mi costringessero a combattere per la sopravvivenza della Germania. Avevo progetti e lavoro per il mio popolo per i prossimi 50 anni. Non avevo bisogno di iniziare una guerra per starmene dietro una scrivania. Se qualcosa dovesse accadermi, la Germania rimarrebbe senza un capo. Non ho successori. Il fatto che possa capitargli qualcosa non è un'ipotesi improbabile. Hitler è un ipocondriaco, da sempre convinto di avere una qualche malattia incurabile. Le sue condizioni di salute peggiorano fin dal 1935, quando incontra il dottor Theodor Morell, un ciarlatano che per più di 10 anni asseconda le sue malattie immaginarie, curandolo con pozioni segrete. Sui loro effetti si possono fare solo congetture. Non c'è dubbio, però, che tutto questo contribuisca al deterioramento mentale del Führer. Tra le cure del dottor Morell e i continui disastri militari, Hitler è vittima di violenti attacchi di rabbia. Inveisce contro tutto e tutti. Balbetta, sputa, sbava fino quasi a soffocare. La chiave
per intendere bene il rapporto, l'incontro e il rapporto fra Hitler e il suo medico di fiducia, il dottor Morell, al di là del fatto che Morell faceva parte della corte, di questa corte un po' oscura, un po' grottesca, qualche volta che si muove intorno a Hitler, soprattutto Martin Bormann, eccetera, ma la chiave fondamentale della fiducia che Hitler attribuisce a questo personaggio sta probabilmente, al di là di certi effetti probabilmente benefici che il Führer avrà riscontrato o creduto di riscontrare in queste cure, soprattutto a base di preparati fitobotanici, sta nel fatto che Hitler diffida profondamente, costantemente, della scienza accademica, dei professori, della scienza moderna ufficiale. In questo Hitler risente profondamente della cultura tardo-romantica di cui si è abbeverato già dal periodo viennese. La passione per l'Oriente, la passione per la magia, la diffidenza per il razionalismo e la modernità. A modo suo Hitler era un mistico. Sopravviverò al vostro presidente Roosevelt. Sopravviverò anche a questo pazzo di Churchill. Mi posso permettere di aspettare e vincere questa guerra a modo mio. Oggi non vi è potere sulla terra che possa far vacillare il Reich tedesco. La divina provvidenza ha voluto che fossi io a portare a compimento la missione germanica. Ogni volta che Hitler è di cattivo umore, a chi viene a fargli visita, le sue guardie sussurrano: «In nome del cielo, non irritate il Führer». Luglio 44. Alcuni membri del suo stato maggiore tentano di uccidere Hitler con una valigetta bomba nascosta sotto un tavolo. Molti ufficiali vengono uccisi, ma Hitler riesce a scamparla. I fantasmi di questo episodio, però, non lo lasceranno più. Il suo braccio sinistro inizia ad avere un tic incontrollabile. Quando cammina, trascina una gamba. I rumori forti lo agitano. La paranoia si abbatte su di lui come un'ombra. Mi sento come un prigioniero in questi bunker. Il mio spirito non ha via di fuga. Spesso me ne vado nella stanza delle carte a passeggiare. Cammino su e giù, avanti e indietro. È la fine del 1944. In 3 anni di combattimenti incessanti sono morti più di 3 milioni di soldati tedeschi, falcidiati dagli alleati o scomparsi nello spietato gelo russo. Il Terzo Reich di Hitler è stato dissanguato. Trentamila carri armati e aerei russi calano da est, mentre quasi 40 divisioni alleate avanzano da ovest. Adolf Hitler, ormai sempre più lontano dalla realtà, continua a impartire ordini ai suoi soldati e a divisioni che hanno ormai cessato di esistere. Gruppi di anziani e ragazzini fanatici. Questo è tutto quello che rimane dell'invincibile Wehrmacht di Hitler. Il Führer, nascosto tra i bunker sotto le macerie di Berlino, chiacchiera con chiunque capiti a tiro. Il suo umore cambia di frequente e i suoi pensieri si susseguono senza sosta. So che al di sopra di tutto, l'esercito tedesco, ogni suo uomo e ufficiale mi sostiene. Il popolo tedesco mi difende. Mi dà anche la forza di continuare nella guerra, per quanto lunga possa essere. Molti storici sostengono che
Hitler continuò a godere del consenso in Germania fino alla fine. E quindi noi dobbiamo capire il perché di questo consenso fino alla fine. Io credo che in parte esso dipendesse da un forte senso di disciplina dei tedeschi, in parte dal timore dell'arrivo del nemico nel suolo della patria, e erano particolarmente preoccupati tutti coloro che vivevano nelle regioni in cui l'Armata Rossa si sarebbe insediata. Esisteva poi la speranza che Hitler avesse un'arma segreta da utilizzare al momento opportuno, e anche la speranza che la coalizione abbastanza eterogenea fra inglesi, americani e sovietici si spezzasse. Ciò non di meno esistettero movimenti di opposizione molto seri in ambienti politici attorno all'ex borgomastro di Lipsia Karl Gerdeler. Tra i giovani penso al movimento della Rosa Bianca e anche tra i militari che infatti misero una bomba sotto al tavolo di Hitler il 20 luglio del 44. Hitler immagina armi fantastiche che gli consentiranno di cambiare il corso degli eventi di una guerra che sta per crollargli addosso. Se avessi un bombardiere capace di volare a più di 750 km l'ora, avrei la supremazia ovunque. Quali sono gli obiettivi principali? Una bomba lanciata sopra una centrale elettrica di sicuro produce l'effetto desiderato. Se avessi 200 bombardieri che rispondessero a queste caratteristiche e che volassero per 6 mesi di seguito, riuscirei ad annientare il nemico. Hitler, ormai un folle racchiuso in un mondo di pura fantasia, vaneggia anche di improbabili complotti. È possibile che Mosca stia usando Churchill come un burattino. Gli inglesi odiano e disprezzano i bolscevichi. E un giorno o l'altro vi sarà la frattura, datemi retta. Stalin è un furbo ricattatore. Gli americani di sicuro invaderanno il Canada e potrebbero avanzare altre richieste che la Gran Bretagna non tollererà. Sono tutti condannati alla sconfitta. Marzo 1945. Il suo impero, il suo paese, la sua mente, è tutto in rovina. Hitler ordina la distruzione della stessa Germania per privare il nemico del bottino di guerra. Tutto ciò che può essere utilizzato dal nemico, subito o nell'immediato futuro, deve essere distrutto. Alla fine Hitler rivolge la sua ira contro il suo stesso popolo. Non preoccupatevi di ciò che servirà ai tedeschi per sopravvivere. Lasciateli morire. Aprile 1945. Hitler compie 56 anni. Nascosto nel suo immenso bunker sotto le rovine della cancelleria, Hitler si riunisce con i pochi sostenitori rimasti lì accanto per un triste e patetico festeggiamento. Il Führer si lascia cadere su una sedia. Rimane immobile, attonito e stordito. Risvegliato solo dagli sporadici applausi, piange senza sosta. Ero l'ultima speranza per l'Europa. Ma l'Europa si è mostrata indifferente al mio fascino e alle mie convinzioni. Per prenderla ho dovuto usare la violenza. Ora è tutto finito. La guerra è perduta. Mi sparerò. E così avviene 5 giorni dopo. Il corpo di Hitler viene bruciato vicino a quello del suo fedelissimo seguace, il dottor Joseph Goebbels, che si uccide dopo che con la moglie ha avvelenato i suoi figli. Adolf Hitler aveva affermato di voler solo capovolgere le ingiustizie della Prima Guerra Mondiale e ridare alla Germania il suo giusto posto nel mondo.
Il Terzo Reich era nato per durare 1000 anni. Non ha retto più di 12, lasciando la Germania in una spaventosa rovina. In tutto il mondo sono stati uccisi 40 milioni di persone. 6 milioni di ebrei sono stati sterminati senza pietà nei campi di concentramento. Tessendo un'abile trama di bugie e di inganni, Adolf Hitler ha scatenato una terribile tirannia, mettendo in serio pericolo l'esistenza stessa della civiltà occidentale. Adolf Hitler è uno dei grandi paradossi del XX secolo, forse il paradosso più sconvolgente, più misterioso per certi aspetti. È un uomo di scarsa cultura, è un autodidatta, è un emarginato che nella grande tempesta della Germania, della Prima Guerra Mondiale e del periodo immediatamente postbellico è riuscito per un momento magico, un momento purtroppo durato troppo a lungo, è riuscito a incarnare le paure, le speranze, le aspirazioni, le tensioni profonde della gente, del popolo del quale egli faceva parte. E per uno degli stranissimi scherzi della storia, quest'uomo che ha sempre costeggiato culture marginali, una società marginale, un modo di vivere e di concepire il mondo marginale, riesce a inserirsi nel cuore profondo del paese più grande e per certi versi più colto dell'Europa e di rimodellarlo a sua immagine e somiglianza. E è stato detto che se Hitler è stato una creatura di Satana, veramente questo significa che Satana sa davvero dove piazzare le sue pedine e l'ha piazzato nel cuore profondo della Germania colta, della Germania cristiana, per causare questo miracolo di abiezione che è stato il nazionalsocialismo. Hitler resta per molti aspetti, nonostante i milioni di pagine forse che sono state scritte su di lui, un enigma, come ha scritto uno dei suoi biografi più recenti, Kershaw. L'enigma è quello di un uomo dalle qualità indubbiamente modeste, di un uomo privo di grande preparazione culturale, privo di equilibrio, di quell'equilibrio che noi pensiamo debba contraddistinguere un buon politico, un uomo del genere che accumula appunto un potere così immenso e anche tanti successi sul piano politico e poi su quello militare. È un enigma che forse non riusciremo mai a spiegare. Va detta però una cosa, che è caratteristica di Hitler, la caratteristica che forse lo rende il caso più esemplare, forse anche più temibile fra tutti i dittatori, che sono stati tanti, del secolo XX, la caratteristica di Hitler era quella di credere ferocemente in ciò che faceva e in ciò che diceva. Era nella spietata coerenza che applicava a qualsiasi sua decisione, anche le più terribili, le più spaventose. Non c'era quello scarto che c'è in genere nei politici, spesso fra le cose che si dicono e le cose che si fanno. Hitler faceva esattamente ciò che diceva e diceva delle cose spaventose. Hitler fu un demagogo dotato purtroppo di un notevole carisma, vale a dire di una notevole capacità di persuadere le masse e di comandarle. Fu anche un idealista e gli idealisti fanatici come lui giudicano trascurabile tutto, specialmente le vite umane, pur di raggiungere il loro ideale. Alla fine il suo fu un ideale di morte e pensò di rinnovare la Germania distruggendola in un grande incendio. Per fortuna invece, dopo Hitler, la Germania
si rinnovò nella democrazia. Dopo la mia morte, sentirò di stare nel posto adatto se mi ritroverò tra persone come me, in una sorta di Olimpo. Sarò in compagnia degli spiriti più illuminati di tutti i tempi.